cappello. Allora riprendiamo la parola al segretario per l'appello, grazie. Antonioli. Sì, sì, l'ho vista. Boccia. Caponi. Presente. C'hai ma ok, Caponi. Chitto. Presente. Cremonesi. De Noia. Di Stefano. Sento voci che arrivano da ogni. Feltrin. Sì. A proposito di struttura. Franciosi. Gianvecchio. La Miranda era assente. Landucci assente. Lanzoni. Nossa. Non ho visto la Miranda. No. Pastorino. Pennasi, Pietra, assente, Romagnello, Sbardella, Teormino, Tita Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, Vino. Risultano 3 consiglieri assenti e 22 presenti. Riprendiamo la seduta. Quindi allora sono stati presentati in totale 6 emendamenti a questa delibera. 1 dall'amministrazione comunale e 5 dal gruppo Sesto nel Cuore. Come da regolamento trattiamo prima l'unico emendamento modificativo e a seguire quegli aggiuntivi. Per il gruppo Sesto nel Cuore, chi lo vuole illustrare il numero 1? Al consigliere Tita Ferrante, prego. Consigliera Tita Ferrante, se vuole illustrare, prego. Allora, con il primo emendamento vogliamo aggiungere alla proposta di delibera che ha come oggetto il project financing per la riqualificazione e la gestione del Parasesto la modifica sulle tariffe a pagina 7 e andiamo a per quanto riguarda l'affitto pista ghiaccio, togliere la parola ok e mettere partita e gare, in modo tale da comprendere tutte le attività che utilizzano il ghiaccio. Poi l'altra modifica riguarda gli ultimi 2 punti della tariffa, gli ultimi 3 punti della tariffa. Abbiamo tolto la parola scuole, ingresso, e quindi lasciamo soltanto ingresso pattinaggio, ingresso scusate, pista piccola e pista grande,
togliamo scuola per evitare incomprensioni. E quindi aggiungiamo per le onlus e le classi scolastiche. Scusi Presidente, ma qua non si capisce niente però. Cioè, loro li hanno, se la sono suonata e cantata tra di loro e noi stiamo soltanto ascoltando così, giusto per capire. No, ma questo sono, è quello che ha lei in mano, eh? No, le modifiche, non le arrivo a capo. Però sarà l'ora tarda, sarà quello che è, però. Adesso se mi lascia spiegare glielo le dico le modifiche. Sto ancora esponendo l'emendamento. Le modifiche aggiunte. Prego. No, volevo solo dire, per un discorso di ordine dei lavori, se è possibile magari illustrare l'emendamento che è in atti, che tutti i consiglieri hanno, e se poi eventualmente ci sono stati degli aggiustamenti piuttosto che modifiche condivise, riesporre quelle in modo tale che tutti i consiglieri che sono presenti in aula ne abbiano contezza. Se parte dalla versione che tutti hanno in modo che poi comprendano le modifiche. Sì, stavo proprio facendo questo, stavo esponendo la delibera, l'emendamento numero 1. Quindi l'emendamento presentava appunto queste modifiche che riguardavano l'eliminazione della parola ok e l'aggiunta della parola gara, quindi affitto pista ghiaccio, partita e gara, e poi il discorso di togliere la parola scuola proprio per evitare incomprensioni, e quindi diventa ingresso pista piccola, ingresso a pista grande, con la specifica di per associazioni benefiche di volontariato, ONLUS, associazione del territorio e classi scolastiche. Nella discussione che è avvenuta, nei chiarimenti che avvenuti nella commissione, è stato deciso di togliere per associazioni benefiche di volontariato e associazioni del territorio, e quindi lasciare che l'ingresso pista piccola di 2 ore, pista grande di 2 ore, fossero tariffe per le onlus e le classi scolastiche. E mentre per le associazioni del territorio una riduzione del 30% una volta all'anno, massimo per 2 ore. È chiaro? O devo... Si può chiudere un attimo? Cioè, ha finito? Ci sono state tante domande. Devo seguirlo io? Anche magari posso. Sì. Allora, questo va bene. Questo va bene. Questo va bene. Quindi ti do le fotocopie. Esatto. Ma questo li devi illustrare adesso. Però lui c'era bisogno anche che le veda.
Sì, allora gli do la parola a lei. Io proprio. Tutti presenti? Sì, allora do la parola al segretario, così evidenzia la modifica che c'è stato al primo emendamento di modifica. Prego. Provo a leggere. Mi sembra che l'emendamento è quello che tutti i consiglieri hanno in api. Se mi ascolta anche l'ingegnere, perché poi, essendo emendamenti su una proposta deliberativa tecnica, c'è la sua conferma come parere tecnico. Quindi l'emendamento è quello che tutti i consiglieri hanno in atti. La modifica che è stata fatta è nel senso di eliminare le associazioni benefiche di volontariato, nonché le associazioni del territorio, nella proposta che è la seconda parte dell'emendamento. Quindi rimangono rispetto alle tariffe finali soltanto le onlus e le classi scolastiche, e in più c'è l'aggiunta della tipologia associazioni territorio, per la quale è previsto uno sconto del 30% per una volta all'anno per un massimo di 2 ore. Giusto? Quindi le uniche modifiche sono l'eliminazione della specifica associazioni benefiche di volontariato e del territorio, lasciando soltanto classi scolastiche per le ultime 3 tariffe della proposta in atti, e in più si aggiunge la tipologia associazione del territorio con lo sconto del 30 per una volta all'anno, massimo 2 ore. Va bene? È chiaro a tutti? Se non ci sono interventi lo metto in votazione. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento numero 1 di modifica presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 19. Il Consiglio approva. Presidente, il mio voto è favorevole. Quindi con il voto favorevole del consigliere Capponi andiamo a 20. 22 presenti, contrari nessuno, astenuti 2, 20 favorevoli. Il Consiglio approva. Adesso procediamo con quello presentato dall'amministrazione comunale, aggiuntivo, che viene illustrato dal vice sindaco Rivolta. Prego. Sì, grazie, buonasera. Poi imparerò a portare gli occhiali da vicino quando devo leggere le cose in consiglio, non andare a memoria. Allora, fondamentalmente è un emendamento diviso in due parti, ce l'avete tutti davanti agli occhi, credo, giusto? Io ce l'ho davanti agli occhi, ma ho gli occhi che non ci vedono. Fondamentalmente la prima parte, come dire, costruisce un legame, un rapporto, un obbligo del gestore nel caso di eventi all'interno del palazzetto del ghiaccio che non siano riconducibili all'attività sportiva, ma che siano eventi di grandi dimensioni, a un rapporto con l'amministrazione comunale che deve autorizzare questi eventi. La seconda parte dell'emendamento fondamentalmente riporta quello che è già in essere nella gestione attuale, cioè la disponibilità di 2 palestre per l'amministrazione comunale. In questo momento, in quest'epoca, vengono utilizzate per la ginnastica degli anziani. In questo caso si è messo a disposizione dell'amministrazione comunale, perché siamo di fronte a un progetto che dura 30 anni e quindi non conosciamo le esigenze, le necessità che potrebbero mutare nel corso di questi 30 anni e le necessità di utilizzo. E poi trovate lo schema che ripete quello che era fino ad oggi utilizzato dall'amministrazione comunale, cioè 2 palestre nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, 1 palestra nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30. Di anno in anno gli detti spazi e la distribuzione oraria giornaliera potranno essere oggetto di nuove e diverse pianificazioni a previo accordo da parte di tutti gli interessati, concedente e concessionario, soggetto organizzatore, di invarianza del monte ore da convenzionare, pari a 36 ore settimanali, con l'unica eccezione di rinuncia totale o parziale da parte dell'ente concedente.
Qualora tali spazi non fossero pienamente pianificati e utilizzati annualmente, il concessionario può promuovere in dette fasce orarie, previa assenso da parte dell'amministrazione comunale, altre attività di carattere promozionale o sportivo. A carico del concessionario restano solamente le spese derivanti dal normale uso, utenze, pulizie e consumi, mentre gli oneri riconducibili al soggetto organizzatore, individuato dall'amministrazione comunale, sono tutti quelli riconducibili a detto organizzatore in qualità di titolare delle attività e dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli riguardanti. E poi ci sono tutte le condizioni. Grazie, puoi spegnere il microfono, grazie. Sì. Se non ci sono interventi su questo emendamento, lo mettiamo in votazione. Consigliere Tremolata, andiamo in votazione. C'è anche il consigliere Di Stefano. Di Stefano, dov'è? Consigliere Di Stefano. Ah, andiamo in votazione. Metto in votazione l'emendamento presentato all'amministrazione appena descritto dal vice sindaco. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 19. Il consiglio approva. Scusi presidente, il mio voto è favorevole. Ma aveva votato prima, consigliere? Allora, quindi il consigliere De Noi ha dichiarato che il voto è favorevole. Va bene. Passiamo oltre, passiamo al numero 2. Le modifiche dove sono? Noi effettivamente noi il testo modificato non ce l'abbiamo, se c'è stata modifica. La parola alla consigliera Titta Ferrante per illustrarlo, prego. Allora, l'emendamento 2 propone a pagina 7, prima delle tariffe, di inserire la seguente frase: si accorda diritto di prelazione nella prenotazione delle ore di utilizzo alle società che già svolgono la loro attività nel Palasesto. E non ci sono state modifiche. Anche sul numero 2, se non ci sono interventi, andiamo in votazione. Prego, regia. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 4, favorevole 18. Il consiglio approva. Procediamo con l'emendamento numero 3. Allora, l'emendamento numero 3 propone, sempre a pagina 7, prima delle tariffe, di inserire, si proponeva di inserire, si accorda diritto di prelazione sugli spazi direzionali di segreteria alle società che svolgono la loro attività nel Palasesto. La modifica che è stata accordata è quella di togliere la parola prelazione e di mettere idonei, quindi la modifica diventa in questo modo: si accorda diritto di idonei spazi, e la modifica riguarda anche direzionali, quindi gli spazi sono solo di segreteria alle società che svolgono la loro attività nel Palasesto. Quindi è chiara qual è la modifica che è stata fatta? Si accorda diritto, quindi la richiesta di emendamento è questa, di inserire si accorda diritto di idonei spazi di segreteria alle società che svolgono la loro attività nel Palasesto. Qui la modifica è chiara?
Quindi se è chiara per tutti lo mettiamo in votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 18. Consiglio approva. Procediamo con il numero 4. La parola è sempre alla consigliera Titta Ferrante per illustrarlo. Prego. L'emendamento 4 alla proposta di delibera prevedeva che, che a pagina 7, dopo le tariffe, venisse inserito la seguente frase: si accorda il diritto di gratuità per l'amministrazione comunale all'utilizzo del palasesto per 5 eventi all'anno con rialzo a base di gara. La modifica apportata è la seguente: di aggiungere che il diritto di gratuità sia senza alcune spese. E gli eventi da 5 diventano 3 giornate all'anno, anche consecutive, che vanno concordate tra l'amministrazione comunale e il gestore. Quindi la frase da aggiungere finale è: si accorda il diritto di gratuità senza alcune spese per l'amministrazione comunale all'utilizzo del palasesto per 3 giornate all'anno, anche consecutive, che vanno concordate tra l'amministrazione comunale e il gestore con rialzo a base di gara. Grazie. Anche qui, se non ci sono... Anche non consecutive? No, per capire, anche non consecutive. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 4, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 16 e 1 non pervenuto. Il mio... Devo essere stata io forse. No, il mio voto è favorevole, Presidente. Quindi sono 17 favorevoli con il voto... Anche il mio voto è favorevole. Quindi, 18 favorevoli, quindi sono... Scusi, Matteo. Andiamo avanti con l'ultimo, il numero 5, che... Qual è l'emendamento? Questo è l'emendamento numero 5, questo è lo dico. Sempre la parola al consigliere Lanzoni, prego. Questa è un'integrazione del punto 29, dell'emendamento 5, la proposta in delibera del project financing è la tariffa famiglie sestesi, ovvero... genitori con due figli minorenni, dello stesso nucleo familiare da stato di famiglia, prevede una riduzione del 50% sul secondo figlio e la gratuità dal terzo figlio in poi. Quindi questo qui non è stato modificato, integrato. Se non ci sono interventi lo mettiamo in votazione, l'ultimo. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti 4, favorevoli 19. Il Consiglio approva. Se ho ben capito, l'ordine del giorno viene ritirato dal gruppo che l'ha presentato, Sesto nel cuore. Chi lo dia al microfono, una dichiarazione a microfono acceso, grazie. Consigliere Titta Ferrante, prego.
l'ordine del giorno che è stato presentato, se ho capito bene, viene ritirato, no? Sì, per noi questi emendamenti erano importanti, questi punti, e quindi li abbiamo presentati come emendamenti e ordine del giorno, qualora gli emendamenti non fossero passati. Siccome gli emendamenti sono passati, ritiro l'ordine del giorno. Grazie. Grazie a lei. Andiamo avanti. Con la delibera ci rimane solo la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Sestesi, Paolo Vino. Prego. Grazie Presidente. Il nostro voto è favorevole. Grazie, andiamo avanti. Federazione della Sinistra, il consigliere Feltrin. Grazie Presidente. Allora, devo dire che questo project, strumento che ormai sembra indispensabile appunto per un'amministrazione, per gestire, no, impianti sportivi, ha una serie di elementi che mi convincono, no? Vado rapidissimo perché oggi abbiamo davvero, no, discusso a lungo. Allora, in primo luogo l'impegno considerevole dell'operatore che mette in campo una serie a, no, riqualificazione dell'impianto. In secondo luogo, è stato già detto, il carattere sovracomunale dell'impianto appunto spingerà, penso, nell'interesse stesso l'operatore a coinvolgere tutte le società del territorio, no, per, no, sostenere anche economicamente e finanziariamente questo intervento. Terzo elemento, il Comune sarà appunto chiamato a corrispondere solo per la manutenzione straordinaria delle opere strutturali in funzione appunto, mi pare, dell'articolo 7 della Convenzione, in determinate circostanze economiche molto ben specificate. Abbiamo discusso lungamente appunto anche questa sera riguardo alle tariffe che hanno cercato di essere pur, no, nell'adeguamento e hanno cercato di essere più inclusive possibili. Altro elemento, la parte, scusatemi, no, dell'amministrazione comunale, quindi la proposta in delibera non richiede da parte dell'ente concedente forme di partecipazione finanziaria o patrimoniale, quindi cioè, tutto l'onere è assunto dal soggetto. Altro elemento, il cronoprogramma, come è stato specificato, non prevede interruzioni nel servizio, quindi è un valore aggiunto rispetto alla proposta. Devo dire appunto che da ultimo, ma non ultimo, last but not least direbbero gli inglesi, l'intervento poi ha un significativo impatto ecologico, perché quanto si risparmia dal punto di vista energetico, lo sapete, ha una ricaduta ecologica significativa. Detto questo, devo riconoscere che tra i project che ho avuto modo di analizzare in questa consigliatura sicuramente è quello che mi convince di più ed è ben articolato. Per questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie, andiamo avanti con Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Scusate. Condividendo appieno le parole del consigliere Feltrin che mi ha preceduto, mi verrebbe in mente la delibera che abbiamo votato, noi no, però che è stata votata a maggioranza per quanto riguarda l'ultimo project financing presentato in questo Consiglio Comunale, che era quello relativo al centro sportivo Falck. Ecco, mi verrebbe da dire proprio il giorno e la notte, dove questo è il giorno e la notte era il centro sportivo Falck. Questo è un PF, secondo me, come si usa dire, con gli attributi. A livello di cifra, a livello di prestazione, a livello di revisione della struttura, a livello della ecosostenibilità che la struttura avrà nei 30 anni. E quindi non potrà che avere sicuramente il nostro voto favorevole. Una cosa che mi preme dire è che questo impianto sportivo oggi crea indotto, crea occupazione, crea socialità, crea sport, crea in poche parole quello che è, serve a una comunità. E con questo PF, con queste migliorie che PF porterà, potrà solamente accrescere quegli aggettivi di fianco sostantivo che era l'impianto. Quindi veramente vediamo di buon occhio questo. La cosa che ci rammarica in questo momento votando questa delibera, non è tanto questa delibera, è il non avere colto le medesime opportunità, possibilità che il territorio dà e dava per quanto riguarda la Carmellongo, perché secondo me
visto in quell'ottica, visto il bacino territoriale, vista la situazione, poteva forse essere, come dire, colta maggiormente, stimolata maggiormente una propensione a un PF o a un tentativo simile su quell'area. Mi auguro che la prossima amministrazione, chiunque sia, qualunque colore o qualunque connotato abbia, porti avanti un discorso di questo tipo, perché secondo me la popolazione sestese sente la mancanza oggi di una struttura di quel tipo. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie. Andiamo avanti. Il gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo sempre palesato la nostra contrarietà nei confronti dello strumento che è il project financing. A maggior ragione nel caso di questa struttura sportiva e alla luce della sua natura sovracittadina, ci saremmo aspettati magari un coinvolgimento anche degli altri comuni limitrofi per provare a cercare di lavorare insieme e quindi produrre per la prima volta un impianto sportivo gestito da più comuni tutti insieme. Noi confermiamo il nostro voto contrario, così come l'abbiamo fatto per la maggior parte degli altri project financing. Grazie. Grazie. Per il Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano, prego. Sì, grazie Presidente, ma noi siamo sempre stati favorevoli a situazioni di collaborazione tra pubblico e privato, specie per l'ammodernamento di impianti sportivi come nel caso della delibera in oggetto. È sicuramente un progetto che è interessante, che servirà come punto di attrattiva notevole per tutto il territorio e andrà anche a risolvere criticità nel settore per quanto riguarda tutto l'ambito del Nord Milano. La durata dell'intervento consente all'operatore di un abbattimento di quelle che sono le spese, un po' la teoria che abbiamo sempre rivendicato qui a Sesto, ovvero che venivano svolte delle assegnazioni di gestione di impianti sportivi per una durata troppo breve per consentire all'operatore di investire. In questo caso prendo atto che è cambiata un po' la politica, quindi il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie. Grazie. Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia. Grazie Presidente. Ma io non nascondo che comunque ci sono delle criticità in questo progetto. Il discorso dell'arbitrato secondo me pesa, non è un discorso del passato. L'assessore ci ricordava appunto che appena è stato formato il collegio arbitrale ci sono questi 114.000 euro che pendono e che bisognerà capire poi come andrà a finire. Tutto sommato però vediamo che nel progetto, come abbiamo ascoltato in commissione, come è stato sottolineato anche questa sera, effettivamente ci sono tutte le caratteristiche che peraltro noi in passato, parlando di project financing, abbiamo ritrovato. Uno su tutti è quello dell'efficientamento energetico dell'edificio. Ricordo che questo Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva di stabilire appunto delle linee guida. Uno dei caratteri principali di queste linee guida era proprio stabilire come negli interventi su tutti gli impianti, qualsiasi operatore arrivasse, la cosa importante è che guardasse appunto all'efficientamento degli impianti. Il nostro voto sarà favorevole, ci teniamo però comunque a dire all'amministrazione, a raccomandare all'amministrazione, visto che uno degli operatori, l'operatore principale, o meglio, l'operatore principale passato e uno degli operatori che in futuro dovrà gestire, se una volta andato a bando il project vincerà chi l'ha proposto, di tenere sott'occhio il discorso dell'arbitrato, perché effettivamente è una cosa pendente che a noi ha lasciato veramente perplessi in un primo momento quando abbiamo valutato come votare questa delibera. Ha prevalso l'idea che gli impianti sportivi in futuro non potranno più essere gestiti come sono stati gestiti in passato e c'è bisogno di un'apertura. Questa apertura lo abbiamo dimostrato più volte quando si è trattato di parlare di questo tipo di strumento. Per noi è uno strumento ideale, anche se in questo caso si parla di un project financing che arriva fino a 30 anni.
Speriamo che alla scadenza di questi 30 anni, seppur sono previste delle manutenzioni che arrivano fino al 26esimo anno, che interventi che vengono fatti addirittura al 26esimo anno, ci aspettiamo che allo scadere, quando questo bene ritornerà all'amministrazione, speriamo che torni ammodernato e ancora con impianti pienamente efficienti, perché è chiaro che se gli impianti si rifanno adesso saranno il massimo della modernità, fra 30 anni saranno impianti che erano moderni 30 anni fa, quindi ci aspettiamo che si sorvegli su questo e che quando il bene ritorni al comune ritorni in una situazione migliorata rispetto a come era prima. Grazie. Grazie, il gruppo Sesto nel Cuore, la dichiarazione la fa. Mi sembra doveroso lasciare la dichiarazione di voto alla consigliera Tinto Ferrante. Prego. Allora, in questi 5 anni lo sport è stato agonizzante, come giustamente evidenziava il collega Nossa. Quindi rimane un po' il rammarico di aver visto, insomma, tutto questo anche avvicendamento di assessori che probabilmente ha causato anche proprio questo comportamento da parte dell'amministrazione. Mi preme dire all'assessore che non ci siamo quando parla dell'acqua di falda, perché se questo discorso fosse stato fatto prima e quindi non da parte del gestore, probabilmente le tariffe sarebbero state più basse e quindi i costi da dare alle associazioni e da dare alle società sportive e di conseguenza come ricadute sulle famiglie sarebbero stati più bassi. Abbiamo fatto delle proposte migliorative e, nella direzione di porre delle attenzioni alle associazioni presenti sul territorio e alle famiglie, siamo contenti dell'accoglimento. Grazie. E quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Il Partito Democratico, chi fa la dichiarazione, il capogruppo. Prego. Sì, grazie Presidente. Colgo l'occasione perché nel mio intervento ho citato due punti che mi sembravano degni di sottolineatura e mi sono dimenticato il terzo. Cioè io ho citato il fatto del project, che è stato appunto sottolineato da più parti, il fatto che nel PGT fosse stata aggiunta quella possibilità di mettere punti di ristoro. La terza cosa che volevo citare, interessante in questa delibera, è quel meccanismo per il quale se l'operatore riesce ad essere così bravo da avere un'eccedenza di utile rispetto a quello che è previsto come massimo nel piano finanziario, l'eccedenza non rimane tutta all'operatore ma viene ripartita al 50% all'operatore e 50% ritorna all'amministrazione comunale sotto forma di opere di miglioria straordinarie, sempre da fare nell'impianto sportivo. Ecco, mi sembra che è una cosa anche questa di degna di nota. Altra cosa degna di nota, è stata citata il fatto che vengono aumentate le tariffe. Ecco, secondo me veniva già sottolineato il fatto che c'è una grossa componente di beneficio sia ambientale per la città per quanto riguarda il risparmio energetico che verrà attuato con l'efficientamento energetico. E per come l'ho letto io, la sostenibilità del futuro di questo impianto è giocata proprio su questo efficientamento che permette di avere all'operatore di avere un margine tale per cui continuerà a gestirlo per i prossimi 30 anni senza invece far leva su un aumento delle tariffe per l'utenza. Quindi colgo l'occasione per scusarmi con tutto il Consiglio se abbiamo fatto una sospensione un po' troppo lunga a esaminare gli ordini del giorno, ma alla politica anche questo, abbiamo credo dato una buona prova di mettere a fattor comune sensibilità diverse e integrare la proposta con alcuni accorgimenti di migliorie, speriamo non troppo onerosi per chi vincerà il bando. Quindi non mi resta che auspicare che le pratiche burocratiche che seguiranno questa approvazione siano il più celeri possibile,
per dare la possibilità a chiunque vincerà il bando, il migliore che si aggiudicherà il bando, di diventare operative il più presto possibile, perché questo progetto bellissimo possa diventare una realtà da subito per la città di Sesto. Grazie. Grazie consigliere Tremolada. Consigliere Cremonesi, che stasera è fresco entrato nel gruppo misto, prego. Sì, grazie Presidente. No, velocemente, anch'io sono d'accordo che questo project sia migliore rispetto agli altri, quindi ho notato che c'è comunque attenzione al sociale e alle famiglie. Personalmente ho votato sì a tutti gli emendamenti, quindi il mio voto sarà favorevole. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Romanello, perché sicuramente c'è una dichiarazione che diforma il proprio gruppo. Prego. Sì, grazie Presidente. Per la prima volta in quasi 5 anni su una delibera non voterò in linea con i miei compagni di viaggio, pur riconoscendo che, come diceva Nossa, è un buon progetto, assolutamente nulla da eccepire anche dal lavoro che è stato fatto dall'amministrazione, che è stata molto attenta a mettere i punti in modo tale che nei prossimi 10 anni le zone grigie, che poi danno adito a quelli che sono i contenziosi, siano ridotte veramente al minimo. Però sul discorso dell'arbitrato, ecco, quello non mi sento di dare un voto favorevole, perché mi sarebbe piaciuto arrivare qui con una situazione tra virgolette pulita, con un arbitrato concluso dove ci fosse stata già una decisione presa. Avrei potuto anche soprassedere, nel senso che se non fossimo arrivati con la decisione presa, se ci fosse stato almeno l'insediamento del collegio arbitrale che avesse fissato una data. L'assessore ha parlato di formalizzazione, probabilmente non c'è ancora l'insediamento, è il verbale di insediamento che fissa la data delle udienze. Quindi con grande diciamo così, sofferenza mi asterrò da questa delibera, riconoscendo, diciamo così, il lavoro dell'amministrazione, riconoscendo il valore di questo progetto importante per la nostra società e riconoscendo anche la serietà del proponente, che comunque in questi anni ha operato in una situazione particolarmente difficile e che comunque è riuscito a garantire la, diciamo così, la funzionalità di un nostro piccolo gioiello. Grazie al consigliere Romanello, quindi mettiamo in votazione, e lo dico in italiano, la proposta di finanza di progetto così emendata, ai sensi ed effetti dell'articolo 183,15 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 per la riqualificazione e gestione del Palasesto, Palazzo del Ghiaccio. Inizio votazione, prego. Fine votazione, consiglieri presenti al voto 23, contrari 1, astenuti 2, favorevoli 20, il consiglio approva. Anche qui c'è da fare la seconda votazione. Contrari, chi ha votato contrario? Andiamo avanti, regia, per la seconda votazione. Per l'immediata eseguibilità, inizia votazione. Fine votazione, non andate via che dopo c'è da fare un'altra votazione per i verbali. Consiglieri presenti al voto 22, contrario 1, astenuti 2, 19 favorevoli. Consiglio approva. Avevamo inserito nell'ordine del giorno anche la votazione dei verbali delle votazioni riguardanti i verbali delle scorse sedute. A tale proposito, per un... Presidente, mi scusi, non è, ha preso il mio voto, che è favorevole. Grazie. Ma lei aveva votato, consigliere Tintaferrante? Non aveva votato. Quindi si risolve uno favorevole.
Adesso la parola all'assessore Montrasi per una precisazione su un verbale, prego. Sì, vi rubo proprio pochi minuti, però c'è un'esigenza più che altro di ordine tecnica, di un chiarimento rispetto al secondo emendamento relativo alla delibera sulla prosecuzione, sulla proroga del progetto Vado a Sesto. Vi spiego per quale ragione. Un minimo di attenzione perché è un po' contorto, ma se ci seguiamo riusciamo a capirci. L'emendamento in questione è quello che propone di ridurre l'impegno delle imprese a rimanere sul territorio da 5 a 3 anni. Durante la discussione si era inteso, nell'ottica della ratio dell'emendamento stesso, che questa riduzione valesse per tutti quelli che aderivano al progetto, vale a dire sia per le nuove imprese sia per le imprese che si trasferivano da un'altra città a Sesto San Giovanni. Della correttezza di questa interpretazione ho chiesto anche al consigliere proponente, al consigliere De Noia, se avevamo ben capito, e telefonicamente mi aveva confermato questa linea di interpretazione. Però l'emendamento è scritto in un altro modo, cioè leggendo in maniera incrociata emendamento e delibera, risulta che la riduzione dell'obbligo dell'impegno a rimanere in città da 5 a 3 anni valga solo per le nuove aziende. Chiaramente di questo ci si è accorti una volta che ci si è messi lì a scrivere il verbale, b a fare la nuova bozza di convenzione e a fare banalmente anche nuovi cartelloni, cioè viene un groviglio infernale in cui si dice se sei una nuova impresa devi rimanere 3 anni, se sei un'impresa che si trasferisce 5, poi ci sono i soliti buchi neri e si va un po' in controtendenza rispetto a quella che è una delibera di marketing territoriale che attrae imprese, un emendamento che voleva andare nell'ottica della semplificazione. Quindi noi stiamo intendendo e stiamo dando agli uffici mandato per fare tutta la documentazione conseguente, dove non ci sono più i 5 anni, quale che sia la nuova impresa che ha tutti gli altri requisiti ovviamente previsti, tra i dipendenti, non abbia le slot machine, eccetera, eccetera. Chiunque arrivi a Sesto, sia che sia nuova impresa, sia che sia un'azienda che si trasferisce, è obbligata a rimanere sul territorio 3 anni e non più 5. Grazie per la precisazione. Se non ci sono interventi in merito, mettiamo in votazione l'approvazione. Posso dire il senso di questa precisazione? Prego. Tecnicamente questo verbale di approvazione verbali sedute precedenti viene di fatto espressamente a rettificare laddove occorresse la verbalizzazione precedente. E quindi l'approvazione fatta dal Consiglio è nei termini che ha appena dichiarato l'assessore. Ossia la durata portata a 3 anni da 5 vale per tutte le ipotesi e non soltanto per una. Questo perché? Perché gli emendamenti erano stati proposti su 2 passaggi della delibera e quindi la tematica della riduzione da 5 a 3 era rimasta soltanto su 1 invece. Grazie alla dottoressa. Allora, mettiamo in votazione le sedute, i verbali del giorno 16 gennaio, 30 gennaio e 27 febbraio delle ore 20:30. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti 5. Favorevole 18. Il Consiglio approva. Grazie per la collaborazione. Buonanotte a tutti, la seduta è tolta.